Ciao a tutti cari miei, ben ritrovati qui su Gran Turismo 7 Walkthrough Race to 100%, Race to Win Garage. Abbiamo conquistato un po' di vetturine, abbiamo conquistato una Clio RS e una GTO del 91 e abbiamo anche un omaggio, un biglietto roulette, una stella. Ci invoglia il gioco a spendere e diventare ludopatici, no, mi dissocio naturalmente. Abbiamo sempre gli stessi obiettivi, stesse... Io non ci posso credere. È la seconda volta che guadagno solo 2000 crediti, ma che palle! No, secondo me sono sicuro che ce l'ha con me il gioco, perché sa che ho 1 milione di crediti non taroccati, perché ho preso l'edizione 25esimo anniversario. Ecco la vettura che vi dicevo, una vettura chiaramente francese, la Clio RS 220 ADC Trophy, sviluppata da Renault Sport, versione sportiva della Clio di quarta generazione. Una delle vetture più belle uscite, se non vado errato, nel 2013 addirittura, o forse no, forse 15. Una delle vetture più belle veramente create, compatte, francesi. La 208 degli ultimi anni è veramente fantastica. Poi comunque questo è un parere prettamente personale. La Mitsubishi GTO è stata venduta come 3000 GT al di fuori del Giappone. Ah, ok, comunque non è mai arrivata questa da noi, almeno io non l'ho mai vista, veramente. Ed è un peccato questo in realtà, è un peccato, componente di lavorazione, potremmo anche... elaborare qualcosa forse con la nostra Honda Fit. Io direi di andare però non nelle patenti, ogni tanto ci ritorniamo, magari le farò anche in live sul canale Viola, e poi comunque le ripropongo qua, perché appunto voglio farvi vedere qualsiasi cosa. Vediamo un po' cosa c'è nella modalità caffè, se c'è qualche nuova modalità. Luca, ottimo, hai fatto esattamente come avevo chiesto. Conosci già Daniel Solis e gli istruttori del centro patenti? È vero, lui mi aveva chiesto di andare nel centro patenti per farmi, chiaramente, non è che farmi, per comprarmi, comunque per riuscire a fare la patente di classe B. Quei ragazzi che reggono nel Gran Turismo Championship, ragazzi, questa è una cosa bellissima, davvero, grazie. Daniel, l'istruttore per le patenti nazionali B, rappresenta gli Stati Uniti. Grande cavolo, quindi è un sosia statunitense. Puoi guardare l'istruttore in azione su Gran Turismo Live. Ora sarà meglio che ti consegni la tua ricompensa. Che ti consegni la polizia perché hai barato. No, invece no, prendila pure, perfetto. Goodwood, un tracciato dei circuiti mondiali è ora disponibile. Brand Search, very good. Menu numero 3, collezione auto compatte europee classiche. Va bene, nel senso, in che senso? Siamo in un menu dove c'è dove c'è una stella, o c'è proprio stella la persona? Penso che sia stella la persona in questo caso. La mia collezione comunque è questa, e sono le tre auto giapponesi compatte, questo lo sappiamo. Non è un problema, questa vabbè, poi ci sono anche Skype eccetera. Come poi si può intuire, ok, aspetta, questo qua adesso parte di nuovo con 47 km di spiegazioni. Non c'è bisogno, Luca, va bene, va bene. No, Luca, ho capito, Luca, non ha capito Luca. Oh, perfetto, ha capito Luca. Stella e menu. Cosa c'è nel menu esattamente? Cosa offre il menu? Oggi offre una Fiat 500F del 68, una Mini Cooper S del 65 e una Volkswagen Maggiolino Herbie 1200 del 66. Ok. È abbastanza facile questo probabilmente. E Stella cosa invece che vuole dirmi? Ciao, piacere di conoscerti. Ho notato la tua bella auto, sono passata per fare un saluto. Guarda Stella, se ti meravigli di una Honda Fit, c'è cioè una GTO nel garage che... ciao Sara, eccola qua di nuovo, bentornata Sara... E ciao Stella, sempre la splendida forma vedo. Lei è Stella. Grazie per avermelo detto 4 volte. È un'appassionata di auto, viene spesso al caffè e le piacciono le Honda Fit. Adoro parlare di auto in questo caffè. La Honda Fit è una delle auto compatte giapponesi più popolari, mi dispiace. Nel 2013, al debutto di questo modello per la terza generazione, sono state vendute 2 milioni nel solo Giappone. Il Giappone non è piccolissimo, cioè non è grandissimo, quindi comunque 2 milioni sono tante, cazzo, È un successo perenne, beh, è una vettura compatta, in Giappone penso che serva. Da questo modello in poi, sulle Fit Hybrid, è stato montato un motore più potente. A proposito, conosci la Civic? Conosci la Civic? È un'altra Honda compatta, cazzo e voglia. Come la Fit, la Civic precedente è una compatta a trazione anteriore, che alla guida sembra una vera auto sportiva. Sì, è vero.
Mi piace, quindi Stella si occupa, diciamo, della storia raccontata, compattata, delle auto che ho io. Dunque io, scusate, ma siccome sono ignorante e non voglio leggere, cambio auto e ci metto una GTO. Tanto comunque il menu è velocissimo, cioè, se io devo prendere qualcosa e fare qualcosa è velocissima, non c'è... Ah no, Stella! Scusa un attimo. E adesso però ho beccato Stella che non ne sa sulla GTO. Perché se io adesso trovo... No, se adesso io prendo un'altra auto e mi ricompare Stella, vuol dire che Stella non sa cosa dirmi su questa qua. E no, eh. E no, e no. E non si lavora così però, Stella. Stella, non ti può piacere più la Fit della GTO, Stella. Attenzione, vediamo se torna Stella. Non c'è più Stella. No, Stella, no, ma ne manco la Clio, ti piace, Stella? No, ditemi davvero che non è così. Che mi viene da ridere, davvero, mi viene da star male sta cosa. Dai, veramente, allora, cambiamo auto e prendiamo la Aqua del 2011, che questa qui è una vettura che sappiamo già essere messa, come dire... No, 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 no. Pardon. Vettura che già sappiamo, comunque, volevo dire. Vediamo se torna Stella. Eh no, Stella, no, no, Stella, no. Sono molto deluso da te. Sono veramente molto deluso da te, Stella. Non puoi sapere solo la storia moderna delle vetture, devi sapere anche il passato, abbastanza recente, perché comunque la GTO c'ha 30 anni, non è che è una vettura da buttare. Comunque, ragazzi, che bella è, ma che bella è, mi sono innamorato. Mi sono innamorato. Innamorato assolutamente. Caffè. Andiamo nel menu caffè e andiamo a fare un po' di baldoria. Questa volta vorrei che collezionassi delle auto compatte europee. Tutti e tre i modelli sono stati costruiti in Europa tra gli anni 60 e sono ancora oggi molto amati. Beh, questo senza ombra di dubbio. Parte del loro fascino è dovuto agli interni, totalmente diversi da quelli moderni e tecnologici di oggi. Grazie. Buona fortuna là fuori, farò il tipo per te. Grazie, davvero. Grazie. Non l'avrei mai detto. Vediamo un po' che cosa che ci dice dove andare a fa'. Intanto è sera. In Europa. Eccole qua le nostre tre garette che dobbiamo andare a fare. Autodromo Lago Maggiore, terzo posto superiore, Sunday Cup. Andiamo con questa. Abbiamo una macchina? Pare che ce la diano loro, quindi no? No, penso che... Ma non lo so. Mi sono perso. Due giri all'autodromo Lago Maggiore. Questa qui l'abbiamo già fatto poi, tra l'altro, come pista, perché è quella piccola. Cosa siamo, in mini? Ah no! No! Pensavo che dovessi usare delle auto europee, quantomeno. Madonna, mi dispiace stuprarli in questo modo, però. Mi dispiace un po' stuprarli in questo modo. Bellissimo comunque. Vabbè, è giusto provare anche un pochino la nostra... nostra bella GTO. Bel freno arrogante la nostra GTO. Mi dispiace per loro, ragazzi, che durerà veramente una miseria questa esperienza. Olè! Belli gli interni comunque. No, ragazzi, la 3000 GT si chiama questa in Europa, diciamo, nel resto del mondo, a parte fuori dal sollevante. Dunque voglio assolutamente vedere quanto può costare. Intanto siamo sul minuto 01. Vediamo se riusciamo a fare un giro sotto al minuto. Penso che sia abbastanza facile. Staccatona! Troppo, troppo, troppo. Mamma mia, ragazzi. Ah, forse feedback un po' tremolante quando si tratta di usare vetture vecchie. È abbastanza poco accattivante, devo dire. Eppure dovrebbe essere molto duro il volante, secondo me, perché le vetture di una volta erano così. Se niente sottoste... cioè, niente servosterzo.
vettura in generale è molto pesante. Sono innamorato comunque. Veramente bella. Vabbè, ovviamente completiamo il tutto. Andiamo a prendere anche un'altra macchina, in realtà, perché questa è troppo facile. Questo qui è veramente troppo, troppo, troppo easy vincere. Abbiamo dominato, mi dispiace. Bonus gara pulita. Vabbè, premio in denaro 50%, non è un problema. I soldi veramente non sono un problema. Ma questo è tanto. Questo vuol dire tanto. Se me l'hai data già, posso... Perché non posso scegliere se provarla subito la macchina? Sarebbe interessante in realtà. Sarebbe super interessante. Però adesso andiamo a prendere la macchina. Forse se non me l'ha già data, adesso andiamo a vedere subito. Se non me l'ha già... se me l'ha già data, però no, mi sa che non me l'ha data subito la macchina. Questo è un peccato. No, no, sì, invece, sì, non so perché, ma non c'era nella collezione. Auto cambiata. In realtà non credo che siamo messi così tanto bene con quest'auto se andiamo a provare cose, eh. Io ve lo dico, ragazzi. No, no, sapete che vi dico? Sapete che ho paura di fare... No, 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 no. Non credo che riusciremo a vincere con questa. Mi dispiace, ma non voglio essere così intraprendente perché... Oddio, no! Invece sì, voglio essere intraprendente. Basta, scusate se cambio 40 volte pensiero, ma voglio assolutamente vedere se riusciamo a vincere con questa. Non tuning e tutto. Terzo posto superiore. Va bene, andiamo. Qua vinciamo in realtà la Mini, se facciamo terzi o meglio. Allora, è un circuito lungo questo, potrebbe diventare molto lungo con quest'auto in realtà. Forse non ce la facciamo, ragazzi. Forse non ce la facciamo. Direi di no. Ma proprio... Non lo so, eh. Sentivo che potevamo farcela, ma... Ho paura. Niente, purtroppo... No, non caffè che si mette a parlare Luca. No, bene, perfetto. Non si è messo a parlare Luca, questa è una cosa molto, molto, molto importante, interessante. È bella soprattutto. Allora, andiamo, non so, con la... Non mi piace vincere facile, di più. Dunque, vediamo un po' come va con questa qua. Ok, let's go. Ovviamente queste qua bisogna vincere subito, bisogna fare subito ste garette, dai, su. Sembra più facile rispetto a prima, come mai? Ok, tutto regolare fino a questo momento.
quella lì è un Abarth, ecco perché. Guardate, guarda qui lato bianchi. Lato bianchi va così forte. Ah, è la Abarth. Non so se c'era la Abarth, quella normale. Oddio. Forse è esagerato. Forse ho esagerato leggermente. Vabbè, dai. Abbiamo, chi è che abbiamo contro? Vediamo un po' i nomi. Nemeth, Clemons, Mauri. Ha voluto Venezuela. Ok, let's go. Madonna dietro. Ah, Rolbar. Eh beh, giusto. Mica male, ragazzi. Comunque ci sono ancora sedili. Sono mai arrivato, mi sa, qui con la 500. Che cazzo faccio qua? Cos'è sta roba? Ah, ok, e finisce il giro. Paura di doppiare qualcuno, spero di no. Vediamo un po' com'è che ho il TCS a 0. È abbastanza aggressiva quest'auto comunque. Penso che abbia la BS debole si fa sentire. In realtà dovrebbe essere molto più bilanciata di quello che è, secondo me, però, quest'auto. Non conosco il circuito, quindi pardon se faccio cagate, ma non lo conosco. Oh, la Madonna, ma no, veramente non lo conosco, a parte gli scherzi, quindi... Mamma mia. Che figura di me. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Verso l'infinito e oltre, verso l'ultima curva. No, le penultime in realtà. Ok. Vabbè, è troppo facile però così. Quasi quasi tagliere, non si può tagliare da sinistra. Oh, questo è perché non so due occhi che stanno guardando. A parte che non mi servono, però. Tanto, tanto un occhio non mi funziona comunque, però. Dai, scherzo, questi qua sono gli alibi, naturalmente, in questo momento. Comunque, primo posto. Sapete, quando bisogna cazzeggiare, siamo al primo posto. Prima volta conquistata, appunto. Abbiamo guidato un po' tutte e due le auto. Ecco, la Mini forse potrebbe essere una macchina che... A brain search potrebbe essere sicuramente più veloce rispetto alla vettura che abbiamo appena... alla 500, non alla vettura che abbiamo appena utilizzato, perché secondo me no. Però potremmo provare a conquistare almeno il terzo posto, anche se a me piacerebbe vincere, con la... E ancora questo caffè, con la Mini. Abbiamo Chris, Jeremy, abbiamo esperti, ragazzi. Siamo espertissimi. Chris mi è sembrato il vecchietto degli anni 60, appunto, che negli anni 60 aveva vetture del genere. Vedete la differenza tra 17C e 65 cavalli. Diciamo che la Mini ci dà molte possibilità di poter vincere, probabilmente, o comunque fare terzi o altro. Brandsage sarà sicuramente la versione corta e non ci dobbiamo preoccupare. Andiamo. Sunday Cup, due giri. Maggiolino in omaggio. Maggiolino in omaggiolino. Cazzo, l'Abarth 500 è così vecchia? Cioè, così... Vecchia, ok, si sa, ma non così relativamente, diciamo, anche... Allora, mettiamola giovane, mettiamola così. Del 70, caspita. 15 anni dopo, praticamente, è uscita la prima 500. Facciamo scorrere la vettura. Samba bus. Samba, samba. Na 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 na.
Bello che sono tutte belle feel, belle piene di benza. Benzina non costa su Gran Turismo. Avrei esaurito i crediti altrimenti. Allora, dovremmo riuscire ad apprendere il terzo posto, eh? Non è così scontato. Adesso questa qui la facciamo versione molto, molto easy. Molto complicata, anzi, scusate. Giro migliore nostro. Qua è dove dobbiamo fare la differenza assolutamente rispetto a loro. Perché è dove possiamo farci valere. Nelle uniche curve che contano. Primo posto raggiungibile, c'è un'altra mini poi tra l'altro. Mamma mia, stiamo andando veramente al limite per andare a prendere questo terzo posto. Dovrebbe essere abbastanza raggiungibile, eh. Tripletta mini. Niente. Niente, ragazzi, non so se avrei potuto... Avrei potuto fare meglio la curva 1 dell'inizio del Gran Premio, però non so se avrei potuto portare a casa la vittoria, onestamente. Va bene. Terzo posto. Sono contento perché è stata la gara più difficile della nostra carriera. Ora però, se mi scusate, volevo giusto andare a vedere... sì, bonus gara pulita. Ora, voglio... provare a fare una foto. Quindi non mi faccio vedere in questo momento. Sì, abbiamo conquistato la maggiolina. Vabbè, il maggiolino. Ma volevo andare a vedere assolutamente. Siamo aumento di livello. La modalità foto. Foto di gara. Seleziona visuale. Allora, intanto modalità passeggiata. Vediamo un po'. Allora, prepara la macchina fotografica. Azz, così ho fatto già la foto. No. Urca vacca. Su e giù. Guardati intorno, mi sa che non so se mi posso muovere però con... Ah no, eccolo. Ok, sposta, guardati in giro. Purtroppo con... No, mi sa che questa qui non è una foto giusta. Ok. Questa è già qualcosa, in realtà. Vado giù. No, vado giù, fammi andare giù. No, Ah, eccolo qua, giù com'è. Ok, così mi piace già di più la foto. Vediamo un po' che cosa che possiamo modificare. Quadratura mobile. Quadratura fissa. Cos'è sta roba? Aspetto 3... No, mettiamo 16 noni. Risoluzione alta. Griglia, guida, impostazioni dettagliate. Wow, che spettacolo però. Vediamo un po' anche... tutto ciò, l'esposizione. Ok, ovviamente. La macchina va bene anche di base. Magari mettiamo un pelo di luce in più. Apertura. Mettiamo una bella a fuoco. Postazioni e condizioni. Graffi e marcature mostra. Non mostrare. Caro, bello, eh. Bello. Foto scattata, ragazzi. Della nostra Mini Cooper. Dio, magari non è. Forse, magari non sono il fotografo. Questa sarà la vostra copertina comunque. sì, salviamo l'immagine. Condivido. Ma sì, ma condividiamola. Ma che c'è fotte? Ok, che poi tanto è il colore Tatum. Mini. Mini è il primo. Ma come cazzo si... Allora, così, no. Fine. Vado su fine perché non so qual è il tasto R2. Tag di ricerca 2. Facciamo non mini, facciamo Tatum.
E basta. Cosa? Cosa? Cosa ho fatto? Ah, Princess. Sì, fine. B. Olè. Perfetto. Ma direi che siamo stati anche abbastanza bravi, ragazzi. Non so se avete notato, ma siamo stati abbastanza bravi anche nel capire cosa scrivere. D'accordo, d'accordo. Questo era... era tutto riguardo alla nostra piccola meraviglia. Io davvero sono meravigliato, estasiato dalla grafica, davvero, mamma mia. La grafica è veramente qualcosa di assurdo. E siamo su PS5, ma anche su PS4 è fantastica. Niente da dire da questo punto di vista. Allora, abbiamo ottenuto quello che dovevamo ottenere. Tecnicamente, andando nella modalità caffè, abbiamo adesso la gente che parla. Eccole qua intanto, eccole qua le nostre piccoline. Altra collezione, compatte europee classiche. Sono contento, bene bene. Ehi, congratulazioni, hai tutte e tre le auto. La tua collezione europee compatte classiche è completa. Grazie Luca. Dopo che avrai ottenuto le tue ricompense, ho un po' di storia da raccontarti su queste auto. Biglietto roulette, high speed ring. Attenzione, messa a punto. Ai 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 ai. Oh là là, tecnicamente siamo nel momento in cui possiamo fare il tuning. Chris, quest'auto, capisco. Chris, che vedo che sì, vabbè, ciao. Vedo che ti stai dando da fare oggi. Lui e Chris adora ammirare, esaminare e valutare le auto. Ah, piacere di vedervi, grande Chris. Sì, è vero, questo qui è un grande e-sport driver. No, scherzo. Sì, è vero, quando vedo una bella auto, l'esperto che è me non può fare a meno che dare un'occhiata. Sono contento perché comunque la gente mi chiama l'ispettore delle auto. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Quando si parla di auto piccole e veloci, viene subito in mente questa Mini. Effettivamente, ragazzi, compatta, 65 cavalli all'epoca, tanta roba, eh. Le Mini originali inglesi erano autovetture compatte, ma comunque prestanti. Il primo a notare le qualità nascoste della Mini fu Cooper. Sì, proprio quel costruttore noto in Formula 1. John Cooper, hai voglia. Fu Cooper a realizzare questa Mini Cooper S sportiva. I suoi grandi successi nelle gare e nei rally sono leggendari, ragazzi. Assurdo, ma è vero. Assurdo, ma è vero. Questo modello, dalla cilindrata portata a 970 centimetri cubici, è un esemplare particolarmente ambito. Che bello, ragazzi, grazie mille. Stella, cosa mi sai dire? Sì. Allora, una cosa da raccontarti. Nel 1959, la nascita della Mini ha rivoluzionato il settore delle auto compatte a trazione anteriore. Fu progettata dall'ingegnere britannico Alec Isignosis, vabbè. La posizione del motore del cambio era unica, perché tecnicamente non è davanti, ma è dietro, no? Quella soluzione ne massimizzò lo spazio risparmiato grazie alla trazione anteriore. Il risultato fu un'auto veloce, piccola e spaziosa. La celebre trazione anteriore della Mini è chiamata spesso configurazione Isigonis. Ah, non lo sapevo. E perché non dovrebbe essere? Dopotutto è stata un'idea brillante, ideata appunto dal brillante ingegnere. Se a volte non so parlare, non so leggere, perché... perché sì, ragazzi, spiace. Eccole qua. Bello, bello, bello. Quindi mi sapranno anche raccontare della 500. Naturalmente voglio sapere anche della nostra vetturina. Queste sono tre auto, tra le auto più famose in assoluto. Una collezione davvero meravigliosa. Beh, vorrei ben vedere. Penso che la 500 non ha eguali in tutto il mondo. La Mini è apprezzata per le sue qualità. La Volkswagen è una delle più iconiche in generale. Il maggiolino. Le prime autovetture sono state prodotte alla fine del XIX secolo. Ma la produzione in serie si è diffusa solo nel XX secolo. Che spettacolo queste foto. Questo passaggio ha reso le auto un prodotto per tutti, non solo per una cerchia ristretta. Una volta chiaramente erano per i nobili, assolutamente. Vedete anche Citroën, il marchio gigantesco che aveva. Tutte diverse tra loro, che spettacolo. All'epoca venivano prodotte auto piccole e semplici, vendute poi alle masse a prezzi accessibili.
ciò è stato reso possibile da ingegneri e progettisti e ingegneri responsabili di classici tra cui la brillante britannica Mini, io brillante ce l'ho voluta mettere per forza, l'italiana Fiat 500 e la tedesca Volkswagen Beetle. Queste auto hanno lasciato il segno nella storia. Bella questa visuale, questa schermata, questa... Bella, bella, bella. È vero. Forse la prossima volta ti dirò di più su di loro. Grazie. Olè, abbiamo una nuova collezione, ma andremo a vederla in futuro. Magari già al prossimo episodio, continuando poi con le patenti, naturalmente. Ora, messa a punto, è accessibile. Bene, 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 ragazzoli. Queste, questa parte per elaborare e migliorare la prestazione della tua auto. Ok. Perfetto, ragazzi. Come vedete, ragazzi, io leggo storpiato e tutto, ma in questo momento, perdonatemi, sapete che... faccio sempre così, insomma. Ora, per favore. Per favore. Olè. No, non ci credo. Mi sembrava che andasse avanti ancora 2000 crediti. Io non ci credo. Tre volte 2000 crediti. Devo essere sincero, Forza Horizon mi dava più crediti e mi dava più cose, bisogna dirlo. Adesso qua lo dico, qua lo nego. No, dai, scherzo. Bene, 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 bene. Super contento di queste tre vetturine che abbiamo appena conquistato. Dov'è l'Italia? Tecnicamente l'Italia, se segue l'ordine alfabetico, è qua. Perfetto. Ah, belline queste auto piccoline, eh? Questa qui è l'Abarth. Non sono tantissime, ma sono... sono interessanti le auto italiane. Sono tantine, ragazzi. Oh, guarda cosa c'è qui! Il vecchio Wrangler! Spettacolo, ragazzi, spettacolo. La storia delle... la storia e la cultura delle auto... io la voglio avere, ne voglio avere sempre di più. Bellissimi manettini lì al centro della plancia. Un po' tutto. Anche il logo Mini in rosso in questo modo. Questo mi mancava, per dirvi. Chiaramente guida a destra, fili in, in vista. Tutto veramente incredibilmente spettacolare. Ragazzuoli, è stato un piacere stare con voi per questa puntata. Noi ci vediamo prestissimo con un altro appuntamento. Vi ripeto, vi chiedo scusa se a volte non riesco, non leggo bene. Non so per quale motivo. La mia mente va... forse sono dislessico, perché la mia mente va più avanti di quello che effettivamente sto leggendo, quindi mi inceppo, mi incespico. Però solo perché sono veramente nel circuito totale. Se dovessi fare le cose fatte bene, fatte veramente bene, non mi succederebbe. E qui lo dico, qui lo nego. Ciao ciao.